despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata e a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Einte, per ogni confezione acquistata, devolverà un euro alla Protezione Civile della Regione Calabria e della Regione Sicilia per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Buonasera ai telespettatori di Telemia e ai radioascoltatori di Radio Eco Sud. Buonasera ai nostri graditi ospiti che sono collegati telefonicamente. Vado subito a presentarli e ringraziarli per la loro gentile disponibilità. Abbiamo Gino Molina, che è un imprenditore di Cittanova, poi ci sarà Santo Catalano, che è rappresentante Fabi del settore banca. Ci sarà Domenico Lamanna, che è un imprenditore impegnato nel settore turistico balneare, e poi ci sarà un nostro concittadino, Salvatore Carabetta, che è un medico chirurgo attualmente in servizio a Genova. Noi siamo in diretta, questo programma viene trasmesso dalla sede distaccata di Telemia che si trova a Cittanova e visti i provvedimenti normativi vigenti stiamo ricorrendo all'utilizzo della tecnologia e dai moderni mezzi di comunicazione per poter offrire questo servizio a tutti i nostri telespettatori. Prima di far intervenire il nostro primo ospite è dovuta una introduzione a questa nostra trasmissione del 20 aprile. Il governo è al lavoro per l'attuazione della fase 2 e una volta superato il picco dei contagi da Covid-19 in Italia gli esperti stanno studiando un piano di intervento finalizzato appunto alla ripresa graduale delle attività. L'idea potenzialmente è quella di dividere il paese in tre macro aree, tenendo conto anche quelli che sono i vari rischi e differenziando soprattutto i vari settori professionali. Si tratta solo di ipotesi, ma stando alle ultime notizie che sono trapelate da Palazzo Chigi, le restrizioni potrebbero presto allentarsi. Aspettiamo quindi l'ufficialità di questo dato. Noi questa sera tratteremo appunto tutti gli aspetti legati agli effetti del Covid-19 e ci soffermeremo molto su quelli che sono gli ambiti di natura economico, quindi la crisi commerciale e tutto ciò che afferisce. Noi abbiamo in linea Gino Molina, che è un imprenditore cittanovese. Buonasera Gino, grazie per esserti reso disponibile questa sera alla nostra trasmissione. Buonasera, buonasera a tutti. Recentemente in un post che è stato pubblicato su Facebook è stato lanciato un vero e proprio appello teso ad invitare i cittanovesi di investire nel proprio paese.
Questo appello praticamente sembra essere stato accolto perché ha ricevuto moltissimi consensi e soprattutto, oltre ai consensi, sembra esserci la volontà di ripartire proprio cercando di rivedere tutto quello che all'interno di una comunità come quella di Cittanova può esserci per avviare appunto i consumi. Puoi illustrarci nei dettagli la proposta che è stata lanciata sul sito internet, soprattutto la proposta che potrebbe dare una boccata d'ossigeno al nostro paese? Sì, certamente. La mia proposta nasce da alcune semplici considerazioni che sono sotto gli occhi di tutti. Intanto la situazione di emergenza sanitaria ha messo in grave difficoltà l'intera economia. Questo si avverte in maniera maggiore nel nostro territorio, dove già abbiamo una economia di base molto debole. E in particolare a Cittanova è un paese fortemente penalizzato, avendo un tessuto economico costituito, salvo pochissime eccezioni, da piccole attività. E inoltre è collocato geograficamente in una zona che lo isola parecchio il nostro paese. Essendo quindi un'area interna, la difficoltà potrebbe essere maggiore. E poi un'altra considerazione che ho fatto è una cosa che notiamo tutti come cittanovesi, che ogni settimana, ogni mese, grandi quantità di denaro escono da Cittanova senza alcun ritorno economico, senza alcun scambio come avviene per altri comuni, e questo appesantisce sicuramente il bilancio commerciale del nostro paese. E inoltre la attuale situazione di emergenza sicuramente avrà una fine, ce l'auguriamo tutti prima possibile, ma sicuramente lascerà delle conseguenze sul piano economico. Non finirà certo tutto con la riapertura. Per cui da questi ragionamenti, da queste considerazioni iniziali, bisogna iniziare a pensare al dopo. Pensare al dopo perché sarà necessario mettere in atto degli interventi che possano sostenere le attività cittanovesi, perché possano continuare ad operare e si eviti altra disoccupazione. Allora, di fronte a queste considerazioni mi sono chiesto: si può fare qualcosa? Possiamo fare qualcosa? Sì, certamente, secondo me, ognuno di noi, tutti noi possiamo fare qualcosa. Molto sicuramente dipende dalle varie istituzioni, ma anche noi come cittadini possiamo fare la nostra parte. Possiamo fare delle scelte che dipendono solo da noi e da ogni singolo cittadino. Nello specifico, queste scelte oggi sono praticabili perché il paese praticamente è chiuso e non possiamo muoverci con una certa libertà, però soprattutto guardando avanti in questa fase 2 che ipoteticamente speriamo possa arrivare presto, nello specifico cosa bisognerebbe fare per dare seguito a questa proposta? Secondo me c'è da fare due considerazioni, una di livello generale, nazionale, cioè noi dobbiamo cominciare a ragionare anche in termini più, sentire di più il legame italiano, comprare prodotti italiani che sono tra i migliori del mondo, non capisco perché noi dobbiamo prendere altre cose, questo potrebbe sostenere molto l'economia italiana. Nel nostro luogo, nel nostro territorio, possiamo sostenere l'economia cittanovese intanto scegliendo gli artigiani, i negozi, le aziende di Cittanova. Noi abbiamo un artigianato che ha grandi tradizioni a Cittanova e possiamo valorizzarlo, perché poi questo discorso di investire, di sostenere l'economia cittanovese è un vantaggio per tutti, non è limitato solo all'ambito economico-commerciale dei negozi. Perché se circola più denaro nel nostro paese si riprendono le attività di tante aziende, di tanti artigiani, dei vari settori, sia dell'edilizia, dei falegnami, muratori. Potrebbe essere un processo strutturale. È un circolo virtuoso che si può rimettere in movimento. Se però il denaro va solo a senso unico, in uscita, è chiaro che il paese continua ad impoverirsi e ci saranno risultati negativi. Io penso che oggi abbiamo questa possibilità, dobbiamo rifletterci e ognuno di noi deve fare la propria parte, altrimenti finita questa fase di emergenza ci ritroveremmo con molti più problemi e non servirà a nulla lamentarsi, perché poi ognuno si lamenta nel proprio ambito, però le lamentele non risolvono i problemi. Sì. Ognuno di noi può fare la propria parte e insieme si può raggiungere un buon risultato.
Penso che serva la collaborazione di tutti, dei cittadini in primis, ma anche delle associazioni che possono veicolare questo messaggio, degli imprenditori, degli amministratori. Per amministratori intendo tutto il Consiglio Comunale, non solo la Giunta, per capirci. Quindi è un discorso che si può portare avanti e che può avere dei risultati, secondo me, positivi. D'altronde, se ci riflettiamo, stando fermi, di sicuro non si ottiene nulla. Certo. Una curiosità. La crisi che noi stiamo vivendo in questo momento ha travolto a livello strutturale il mercato dei consumi ed il mercato del lavoro. Ma sostanzialmente, nel breve periodo, secondo la sua esperienza di imprenditore, quale prospettiva potrebbe intravedersi? Ma sicuramente, vista la situazione attuale, le prospettive non sono incoraggianti. La crisi si sentirà ancora per parecchio tempo, anche dopo le varie riaperture, durerà a lungo, ma per questo bisogna attivarsi, non restare a guardare. E anche da questo nasce la mia proposta sul piano locale, mentre sicuramente in generale, come dicevo prima, cominciamo a scegliere prodotti italiani, sosteniamo l'economia nazionale, il lavoro in Italia, perché altrimenti ci ritroveremmo in una crisi ancora più profonda, più duratura e con molta disoccupazione. Sì. In tutto questo, vabbè, noi sappiamo che il governo ha previsto una serie di misure economiche che sono rivolte soprattutto agli imprenditori e finalizzate a superare l'attuale fase. Senza voler aprire alcuna polemica, come giudica queste iniziative? Secondo lei saranno utili oppure lasceranno, come dire, il tempo che verrà trovato, insomma, a quello che potrebbe essere un piccolo punto di partenza per riavviare le attività? Ma su questo io credo che intanto bisogna tenere conto di una situazione italiana di partenza che era già molto critica per via del debito pubblico molto elevato, che ogni anno costa oltre 80 miliardi di euro di interessi, per cui non è facile trovare le risorse necessarie, che sono tantissime in questo momento. Per cui, tenendo conto di queste difficoltà di partenza, credo che il governo stia facendo tutto il possibile. I provvedimenti che sta attuando sono particolarmente efficaci e soprattutto uno degli ultimi, dei più recenti, il decreto liquidità, sicuramente darà un sostegno concreto e rapido alle imprese italiane. In questo frangente particolare un ruolo delicato e importante è il settore bancario, sì, che velocizzando le procedure per le erogazioni può dare un grosso contributo all'attuazione del decreto. E su questo ne parleremo più tardi, perché è il nostro ospite il segretario provinciale della FABI. Su questo volevo aggiungere solo una cosa, che questa crisi spero sia anche servita come lezione sul piano generale europeo e che da questa situazione nasca una Europa più giusta, con una nuova idea di Europa, perché finora ha avuto molte pecche e in questa occasione ha dimostrato molti limiti e poca solidarietà, soprattutto da parte di qualche Stato che in passato, e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto molti benefici che sono andati a vantaggio della ripresa e della rinascita di qualche Stato. Benissimo. E oggi queste cose vengono dimenticate e la solidarietà anche. Però, come si suol dire, la ripartenza è qualcosa che deve camminare sulle nostre gambe e quindi speriamo che anche a fronte di questo appello che questa sera lei ha fatto dal nostro programma televisivo possa essere utile, eventualmente lo approfondiremo ancora di più la settimana prossima, sì, affinché possa tornare questo piccolo principio che, come dire, parte dal niente, però potrebbe aprire a livello strutturale una grande soluzione. Grazie Gino per la sua disponibilità. Sì, credo che questo appello, come l'ha giustamente definito lei, possa avere qualche risultato. E poi la solidarietà e l'orgoglio cittadinovese ha avuto nel passato altri importanti episodi e altre importanti dimostrazioni, come qualche decennio fa, oramai nel 93, è nata, sì, una importante associazione antiracket in questo paese in una situazione veramente critica, quindi nei momenti delicati il nostro paese sa risollevarsi e trovare la giusta reazione, e credo che anche in questo momento lo possa fare, perché l'energia e l'intelligenza ci sono, bisogna fare rete, stare assieme, collegare le associazioni, i cittadini,
e si può avere un buon risultato. Contiamo sulle energie e sulla collaborazione di tutti. Grazie per la sua disponibilità, speriamo di poterci risentire nuovamente, e sempre in questo nostro programma. Grazie, grazie e buona serata. Grazie, grazie a voi. Noi buon lavoro. Andiamo avanti, abbiamo in linea il segretario provinciale che è coordinatore Fabi di Reggio Calabria, Santo Catalano. Buonasera dottore, grazie per essersi reso disponibile. Ecco, dovremmo averlo in linea. Vediamo intanto il punto che attualmente viene dato dalla Regione Calabria con il bollettino che ogni sera viene pubblicato. Noi intanto abbiamo 3 nuovi casi, i casi attivi sono 828, i casi chiusi sono 210. Dal grafico che è stato pubblicato sul portale della Regione Calabria, la curva ancora non è in discesa, seppur a livello marginale il picco tende ad essere in salita. Quindi questa nostra fase 2 ancora sembra essere un tantino distante. Vediamo se la regia ha intanto collegato il nostro rappresentante della Fabi, il dottor Catalano, per l'intervento che dovrà fare. Pronto? Eccomi qua, buonasera dottor Catalano, grazie per essersi reso disponibile. Buonasera dottor Rao, la sento lontano, molto lontano. Ecco, adesso cerco di avvicinarmi, va meglio? Pronto? Pronto? Eccomi. Sì, sento molto lontano la voce. Proviamo a richiamare allora, chiedo scusa, siamo in diretta. C'è qualche problema sul collegamento? Sì, sì, proviamo a fare la richiamata, ecco, chiuda subito. Noi intanto che la regia porta a compimento questo collegamento cerchiamo di entrare in quello che il fenomeno legato appunto alla crisi che si sta determinando a seguito di questo di questa crisi sanitaria. Intanto abbiamo visto un prezzo del barile del petrolio fissato a $11 e questo dato già dovrebbe dir tutto senza aggiungere altro. Noi dovremmo, ecco, avere in linea adesso il dottor Catalano per avviare questo collegamento. Non ci siamo ancora. Pronto? Dovremmo esserci. Pronto? Eccoci dottor Catalano, adesso va meglio la voce? Carissimo dottor Rao, perfetto. Benissimo. Io le chiedo scusa per questo piccolo problema, no, però per carità, dobbiamo ricorrere alla tecnologia e questo è un dato. Così, questo è il momento che stiamo attraversando. Esatto. Allora, la perdurante condizione di crisi che sta mettendo a dura prova molti settori, tra questi anche il mondo bancario, e al momento, volendo fare un breve bilancio, quali sono i punti di debolezza che rallentano i processi produttivi del vostro segmento lavorativo? Beh, innanzitutto la ringrazio per la domanda, dottor Rao. Prego. Così mi consente anche di fare il punto sulla situazione bancaria. Diciamo che noi, ecco, da quando è partita questa emergenza abbiamo riscoperto e abbiamo assodato con assoluta certezza l'essenzialità del servizio bancario e perciò dei dipendenti di banca, essenziali per il paese e per l'economia delle famiglie e delle imprese. Sì. Ora chiaramente ci dobbiamo affrontare anche il tema della ricaduta di questa emergenza sanitaria ed economica sui processi produttivi all'interno di questo settore, del nostro settore. Le regole nuove che stiamo vivendo, i ripetuti dei decreti nazionali, regionali, hanno chiaramente modificato la modalità di interfacciarsi tra le aziende bancarie e la clientela. Perciò il contesto è diventato sicuramente difficile e confuso. Ma soprattutto perché inedito a quella che era la quotidianità della vita. Esattamente. A fronte di questo contesto chiaramente c'è stata una chiamata alle armi non indifferente da parte di tutte le colleghe e i colleghi bancari che hanno fatto squadra facendo un lavoro davvero encomiabile di supporto e assistenza a tutta la clientela che era chiaramente lontana dall'utilizzo dei canali telematici, perché siamo chiaramente in ritardo su questa tematica.
e sempre grazie a questa la loro professionalità siamo riusciti a mantenere elevati livelli di produttività. Sì. In alcune situazioni dove le aziende di credito ancora non erano pronte, questo vuoto è stato colmato chiaramente da l'intraprendenza dei colleghi stessi che si sono fatti parte attiva per supportare la clientela. Sì. Inoltre l'accesso nei locali aziendali è stato regolamentato anche in una maniera molto puntuale grazie anche all'intervento dei sindacati in questo tema qui. Sì. Consideri pure un discorso che è molto importante: il panorama bancario in generale è chiaramente molto variegato, perché le aziende non è una struttura unica, monolitica. Le aziende che compongono il panorama sono circa 170 aziende diverse, sia per tipologia che per investimenti e infrastrutture. No, alcune aziende avevano già fatto degli investimenti importanti sull'informatizzazione, sulla parte dei cosiddetti bancomat evoluti, sì, gli ATM evoluti. Altre aziende erano ancora indietro, perciò questi gap, che sono stati importanti, sono potuti colmare, come dicevo, solo esclusivamente grazie all'intervento delle colleghe e dei colleghi che lavorano quotidianamente in banca. Cioè, diciamo che, se vogliamo essere sintetici, un rallentamento nei processi produttivi, benché ci fossero tutte le premesse perché ci potesse essere, non c'è stato in maniera assoluta, ma solo grazie all'attività del personale delle agenzie. Questa è la sostanza. Bene, bene. Il governo ha predisposto degli incentivi a favore degli imprenditori. Sì. Se ne sta parlando tantissimo. L'erogazione di queste somme avverrà attraverso un processo che proprio le banche dovranno svolgere. Alla data odierna, il mondo bancario è pronto a tali adempimenti oppure si sta ancora organizzando la procedura per rendere possibile questa erogazione? Allora, diciamo che il governo, come diceva lei, è intervenuto nel settore dell'imprenditoria con il famoso decreto liquidità, sì, che ha previsto diverse forme di finanziamento indirizzate a diverse tipologie di imprenditoria, perciò partiamo da finanziamenti che arrivano fino a 25.000 euro completamente garantiti dal fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, fino ad arrivare a finanziamenti che vanno da 800.000 euro fino a 5 milioni di euro, con garanzia della Confidi e della SACE e con garanzie proporzionali dal 70% fino al 90%. Diciamo che quel tema caldo del momento è quello del finanziamento fino a 25.000 euro completamente garantito, è quello che ha occupato le pagine di giornale, perché tra l'altro è quello più immediatamente fruibile per i piccoli e medi imprenditori che in questo momento si trovano in difficoltà. È giusto precisare che il finanziamento ha è relativo, dovrà rispettare la quota massima del 25% dell'ammontare della voce ricavi, che risulterà o dall'ultimo bilancio depositato nel caso di una società, per esempio, o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda, perciò in questo caso la dichiarazione presentata nel 2019 è relativa all'anno d'imposta 2018, sì, cioè il 25% di quella voce. La ratio della legge che è quello di dare un prestito fino a un massimo di 25.000 euro senza valutazione del merito creditizio, sì, perciò data automaticamente, gratuitamente, salva solo verifica formale dei requisiti per attendere l'esito dell'istruttoria da parte del fondo di garanzia. Con una durata massima di 72 mesi, perciò 6 anni, sì, e un periodo di preammortamento, perciò dove verrà pagata solamente la quota interessi, di 24 mesi. Le chiedo scusa, per dare una maggiore quantità di informazione ai nostri telespettatori e radioascoltatori. Sì. In quanto tempo viene erogato questo beneficio una volta presentata l'istanza? Ecco, i tempi di erogazione. Diciamo che le banche si sono rese immediatamente, i dipendenti di banche sono resi immediatamente disponibili. Il tema qual è? Che abbiamo avuto un forte ritardo dall'uscita del decreto, prima da parte della BCE che ha dovuto dare l'ok. Sì. Poi API ritardava nell'emissione delle circolari, infine, non ultimo, il fondo di garanzia. Difatti, dall'uscita del decreto fino a quando è apparso il modulo per la richiesta del finanziamento è passata quasi una settimana, ma se è vero che fino a giovedì sera sul portale del fondo di garanzia non c'era ancora neanche il modulo
disponibile. Sì. Cioè diciamo che le banche sono partite sostanzialmente tra venerdì e stamattina. Ecco, ma stamattina allo stato attuale, allo stato attuale, domani mattina, un imprenditore può recarsi in banca? Può preventivamente prendere, diciamo che se ha bisogno di informazioni, il consiglio è quello di chiamare il suo gestore di riferimento, bene, chiedere informazioni e eventualmente inoltrare tutta la documentazione anche via mail, perché ancora, si può procedere in questo senso, perciò tutta la documentazione, la domanda può essere compilata dall'imprenditore, firmata e inviata via mail con i documenti di identità, codice fiscale al suo gestore, e il suo gestore potrà provvedere poi alla lavorazione della domanda. Benissimo. Cioè già eviteremmo all'imprenditore di recarsi in banca. Esatto. Ma laddove l'imprenditore volesse andare in banca, potrà recarsi in banca e tranquillamente ad oggi la stragrande maggioranza delle aziende, perciò parliamo di grossi gruppi, sono già diciamo operativi. Sì. Riteniamo che entro questi giorni tutte le aziende, perché come dicevamo il panorama bancario è immenso, sì, saranno in condizione di trasmettere le domande. Sui tempi di erogazione, la garanzia che abbiamo avuto da ABI è stata appunto è quella di tempi strettissimi. Riteniamo che mediamente 48-72 ore ci vorranno per l'erogazione delle finanziamenti. Bene. Questi sono i tempi. Perfetto. Poi una cosa, gli imprenditori dovranno stare attenti sul tasso di interesse, perché il tasso che verrà applicato dovrà essere all'incirca intorno all'1,50, questo è quello là che viene fuori in base alle disposizioni del decreto. Perfetto. Naturalmente invitiamo i nostri telespettatori a utilizzare sempre e comunque prima il contatto telefonico, onde evitare appunto gli ammassamenti presso le file. O eventualmente prendere appuntamento col gestore, in modo che possano andare a colpo sicuro, senza eventualmente incappare in blocchi di operatività o... Benissimo. Un'altra domanda, dottor Catalano. L'ABI ha recentemente presentato al governo anche alcune proposte operative, perché sostanzialmente quando i clienti si presentano alle banche per chiedere appunto informazioni oppure per ottenere questi benefici, potrebbero scattare appunto dei meccanismi che potrebbero anche essere in alcuni casi tendenzialmente non belli, può degenerare in qualche brutta circostanza. Quali sono i meccanismi che sono stati previsti anche per mettere in sicurezza gli operatori bancari? Perché non va dimenticato il fatto che gli operatori bancari poi lavorano all'interno delle filiali a numeri ridotti e tante volte, come dire, non perché il cliente è una persona che degenera, però in termini di sicurezza di prossimità, cosa è stato previsto per mettere in sicurezza il lavoro di questi operatori bancari? Allora, diciamo che nell'ambito della gestione dei flussi, chiamiamoli così, dei clienti in agenzia, si è intervenuto già come organizzazioni sindacali e ABI, nel senso siamo arrivati a una serie di protocolli, il primo quello del 16 marzo e poi quello del 24 marzo, tra l'altro quest'ultimo aveva portato alla mobilitazione della categoria fino a una proclamazione di sciopero, perché volevamo appunto contingentare gli ingressi in banca, ma questo più che altro per una questione oltre che di salute pubblica, anche per una questione di tutela della sicurezza e della salute dei colleghi in azienda e anche della clientela, perciò una gestione per così dire organizzata di ingressi, che prevedeva una proporzione di 1-1 rispetto al personale presente in agenzia. Per così dire, questa è la parte diciamo organizzativa. Poi lei faceva riferimento a un passaggio relativamente alle regole per quanto riguarda il settore bancario sulle richieste che ha fatto ABI al governo. Sì. Questo è un tema un po' più tecnico, nel senso che ABI sta prestando il governo affinché crei una maggiore flessibilità per quello che sono i potenziali crediti deteriorati, chiamiamoli così. Vuol dire il rischio qual è?
questa l'abbiamo detto più volte, lo stiamo sentendo ormai, questa è un'emergenza sanitaria, ma è un'emergenza anche economica, certo. Perché ci saranno dei settori che difficilmente ripartiranno immediatamente, che magari tenteranno a ripartire. Questi settori chiaramente potranno trasformarsi in cosiddetti crediti deteriorati, non o sofferenze, o incagli, i famosi NPL di cui tanto se ne è parlato in passato, e allora che potrebbero pesare sui bilanci delle banche. Questo vorrebbe dire chiaramente mettere un freno anche all'economia reale, perché le aziende dovranno fare degli accantonamenti e evitare di ridurre perciò un in questo modo la liquidità da destinare per eventualmente finanziamenti alle imprese o ai privati. Cioè, l'intervento di Abi sul governo è questo qua, è questo quello di cercare di farsi portavoce in Europa per una modifica nella valutazione dei cosiddetti crediti deteriorati. Benissimo. Diciamo che già nel decreto liquidità, per esempio, tutte quelle posizioni segnalate, cosiddette come crediti inesigibili, da sofferenza e così via, dopo gennaio non vengono tenute in considerazione per la valutazione del merito creditizio, sì, per quanto riguarda quei finanziamenti più importanti. Cioè già questo è un passo in avanti, in questo senso si è fatto. Certamente il problema serio sarà quello là di gestire il futuro, dove lì inevitabilmente, se non si troverà una quadra a livello di comunità europea, sarà difficile che questa situazione non incida pesantemente negativamente sul sistema bancario. Bene, un'ultima domanda. I suoi colleghi quotidianamente lavorano in smart working, sono anche occupati con il cosiddetto lavoro agile, sono connessi alla rete internet di casa, tante volte vengono anche messi a dura prova per quella che è la qualità della rete. Noi lo stiamo vedendo quotidianamente, non ci sono altissimi flussi informatici, tante volte si cade in difficoltà, come accade nel mondo della scuola, con la difficoltà che hanno i ragazzi a seguire le lezioni, può anche capitare nel mondo della banca. Sono state prese in considerazione delle attività, oppure avete in mente delle proposte per rendere, come dire, maggiore efficiente anche l'attività che viene svolta da casa dai dipendenti bancari? Allora, sul tema dello smart working, o come dice lei, il lavoro come effettivamente sì, e poi dovremmo differenziare lo smart working dal lavoro svolto da casa, sì, perché il lavoro agile o telelavoro, ma diciamo chiamiamolo smart working per semplificare. Sì. Ci troviamo in questo momento in una situazione un po' particolare, perché ci troviamo, vuoi per motivi organizzativi delle varie aziende, non solo le banche ma anche la scuola o altre aziende, anche in coincidenza con le disposizioni governative, a condividere nei medesimi spazi con i figli, con coniugi, anch'essi magari in attività di smart working, o i figli che svolgono, come diceva, le lezioni a distanza, tutti nella medesima abitazione e tutti, come diceva lei, sulla medesima connessione internet. E qui dovremmo aprire una pagina enorme sul, sì, divario digitale delle nostre città, sul gap che esiste tra la città e la periferia, tra nord e sud. Ci vorrebbe qui una puntata intera solo, sì, per parlare di questo discorso qua. Invece qui non è il problema tanto della qualità della connessione, quanto della differenza sostanziale tra l'attività del dipendente di banca in smart working e quella svolta appunto dai professori o dagli studenti nel corso delle lezioni online o della fruizione di lezioni, chiamiamole on demand, quelle video registrate, sì, chiamiamole così, no? Quelle, sì, ecco, quelle. Il dipendente di banca in smart working lavora costantemente per tutte le 7:30, ma spesso, io dico, anche oltre tale limite, sì, su piattaforme banca che devono sia supportare che sopportare sia gli accessi dall'esterno effettuati da chi lavora in smart working che quelli normali dei colleghi che sono in agenzia. Questo enorme traffico di dati spesso non coincide con le infrastrutture informatiche. Ecco, io questa domanda le chiedo scusa, dottore, gliel'ho fatta. Per quale motivo? Perché magari in questi giorni, quando l'operatore allo sportello dice alla cliente o al cliente che ha difficoltà di linea, vorrei che passasse il messaggio che non è il cliente che non vuole svolgere il suo lavoro, ma ci sono queste linee che sono super cariche tante volte e non consentono, infatti, appunto, di sviluppare attività. Infatti il dramma di questa situazione, il dramma, perché ormai chiaramente tutto lo si sta svolgendo, come diceva lei, attraverso sistemi alternativi rispetto a diciamo, come era precedentemente organizzato la realtà.
Tutto questo si ripercuote sui dipendenti, perché si sentono in alcuni casi impotenti di fronte alla quantità di lavoro da svolgere, alle risposte da dare alla clientela, i tempi stringenti anche rispetto a delle domande, ecco, che fa la clientela, o rispetto all'inefficienza e alla lentezza dei sistemi informatici delle loro aziende. E questo spesso costringe gli stessi colleghi che sono in smart working a protrarre l'attività lavorativa oltre l'attività standard, senza benissimo alcun riconoscimento da parte aziendale. Naturalmente io penso che anche il vostro ruolo potrà essere utile a far emergere questo importantissimo ruolo che tutti i bancari... Questo è un campo molto delicato, perché il smart working ora le aziende lo stanno scoprendo, e le dico sinceramente, noi come sindacato dovremmo tenere gli occhi bene aperti, dovremmo stare attenti, perché è un terreno molto delicato, perché le aziende scopriranno che attraverso lo smart working l'attività lavorativa del dipendente è un'attività che ha una produttività maggiore rispetto a magari altre situazioni, o che ha un risparmio di costi di fissi, perché le si immagini tutti quei colleghi che non sono in agenzia, sì, l'agenzia risparmia il costo fisso della luce, anche delle connessioni, anche delle pulizie magari, no? Ho gli stessi costi fissi del personale, e questo sarà un campo veramente dove aprire gli occhi e tenere le antenne ben alzate per evitare scivoloni delle aziende a danno dei lavoratori, perciò su questo ci sarà una battaglia. Benissimo, benissimo, benissimo. Io la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità, dottore, e per il sempre servizio informativo che anche grazie a questo nostro piccolo appuntamento può essere dato ai nostri telespettatori, che poi sono anche i vostri clienti, clienti del mondo bancario. No, assolutamente. Benissimo, assolutamente. Grazie, buonasera. Grazie ancora, buonasera. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Il problema che fondamentalmente viene da più volte osservato è legato alla questione che ci vede praticamente chiusi in casa, il cosiddetto lockdown. Intanto si sta cercando di riaprire, ci sono delle regioni che hanno avviato in qualche modo questa anticipazione della fase 2. Noi nella regione Calabria abbiamo appunto visto, per il tramite della recentissima ordinanza emessa dalla Presidente Santelli, un'apertura che consente l'avvio delle attività lavorative anche all'interno di quelle che sono le strutture di natura turistico-balneare. Noi adesso abbiamo in linea un imprenditore di questo settore, che è Domenico Lamanna. Lui ha un lido appunto presso la Tonnara di Palmi, e lo abbiamo contattato perché vorremmo approfondire insieme a lui quali sono i contenuti dell'ordinanza e soprattutto cosa prevede, e anche per chiedere a questo imprenditore qual è la prospettiva che lui, proprio da diretto interessato, sta osservando, ponendo appunto questi primi passi. Buonasera signor Lamanna, grazie per essersi reso disponibile. Buonasera. Buonasera a tutti. Come stavo dicendo poc'anzi ai nostri telespettatori, ai nostri radioascoltatori, la recente ordinanza della Presidente Santelli ha autorizzato l'avvio dei lavori per il vostro settore. Nello specifico, di cosa si tratta? Allora, prima di tutto si tratta dell'avvio ai lavori di manutenzione, sì, delle cose, quindi non si aprono le attività come molti hanno pensato, ma invece si può incominciare a programmare la stagione, quel che resta della stagione, perché sarà una stagione un pochino così, sì, e quindi si potrà, in tramite, mandando una PEC al prefetto, si potrà avviare i lavori di manutenzione, di montaggio dei stabilimenti balneari. Non si possono fare lavori nuovi, sì, ma solo lavori che già erano presenti nella... Quindi, in poche parole, voi siete stati invitati praticamente a rimettere su la struttura che avevate già, avuto l'anno scorso? Sì, non si possono fare ampliamenti, lavori nuovi, bene, quindi si deve tenere in considerazione, le piantine dell'anno scorso, sì, e rimontare gli stabilimenti come erano l'anno scorso. Per quanto riguarda... è una piccola speranza, una luce di speranza, perché fino a qualche giorno fa c'era un po' il buio, perché c'era questo buio di incertezze, perché non si sapeva
questo settore come veniva regolamentato, perché per aprire uno stabilimento non ci vuole un giorno, ci vuole, sì, no, noi impieghiamo un mese per essere pronti. Non, si, non era pensabile che il giorno prima ti dicevano domani si può lavorare, quindi per questo. In questi giorni circolavano anche queste voci, che poi non sono ufficiali, però hanno creato un piccolo allarmismo, legato al fatto che gli ombrelloni andavano sistemati in un certo modo. L'ordinanza ha disciplinato qualcosa di nuovo in merito alla sistemazione degli ombrelloni, o rimane tutto inalterato come era l'anno scorso? Allora, l'ordinanza non parla ancora di come, delle prevenzioni che si devono prendere, quindi anche questo ancora stiamo aspettando, perché sì, contiamo, però non sappiamo ancora come dobbiamo comportarci con le distanze. Sì. Sicuramente ci sarà, saranno aumentate le distanze, però ancora non c'è una linea guida, quindi ancora tutto è nell'incertezza, quindi dobbiamo ancora fare i lavori, ma dobbiamo trattenerci in alcune cose, perché né i tavoli né le sedute e tutto il resto sarà come prima. Perfetto. Dobbiamo il vostro mondo imprenditoriale, io ho avuto questo contatto da Confesercenti, con il quale siamo costantemente in contatto per monitorare appunto questo segmento, ma voi come, sì, struttura proprio associativa, come esponenti di questo settore, vi state interrogando su quale potrebbe essere il vostro futuro in questo momento storico? Sì, certo che ci interroghiamo su queste problematiche, e siamo tutti un pochino incerti, perché il nostro, diciamo, momento clou sarà di solito il luglio-agosto, ma con tutte le persone che rientrano dal nord. Ora, vista questa situazione, un pochino sarà molto limitato quest'anno, quindi sarà una stagione un pochino monca. Sì, come si parlava prima con l'esponente della federazione bancaria, la vostra categoria potrà avere accesso a questi benefici che il governo ha provveduto a... utilizzerete questi... ovviamente sì, cercheremo di limitare i danni attraverso questi strumenti che il governo ha messo a disposizione. Benissimo, benissimo. Allora, noi speriamo di poterla avere nuovamente come nostro ospite, sperando di avere più notizie nel settore. Le chiedo la cortesia, qualora ci fossero delle novità in merito, di ricontattarci, perché sarà nostra premura appunto dare voce a questo settore, perché bisogna assolutissimamente, come dire, trarre le dovute considerazioni. Sono molti settori come i suoi in difficoltà. Prego. Sì, io l'unica cosa che spero è, vista la situazione, perché come si stanno vedendo, si è visto dai dati, dai numeri che ci sono, il sud è molto meno colpito del nord, quindi spero nel buon senso del governo che le regole non siano per tutti uguali, cioè chi meno colpito non può avere le restrizioni di chi sarà molto colpito. Fondamentalmente bene la prevenzione, però non è pensabile che si può mangiare, perché lì i balneari hanno anche la ristorazione all'interno, a due metri di, ogni tavolo a due metri di distanza, quando poi per strada sono tutti ammucchiati, sono tutti insieme le persone. Credo che queste un po' di misure sono un pochino, ancora non sono ufficiali, però speriamo, preoccupano molto, perché però gli spazi sono quelli che sono, e quindi noi speriamo che possano essere, come dire, regolamentate in modo attento tutte le varie procedure, e poi soprattutto fin quando non ci sarà un vaccino dovremo essere noi ad impedire a questo virus di camminare, utilizzando tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti che ci vengono dati dal mondo sanitario.
Certo, certo. Benissimo, benissimo. Io la ringrazio ancora nuovamente, spero di risentirla presto. Le ricordo, se dovessero esserci novità, per favore ci contatti, perché ci farà piacere restituire appunto a lei il microfono per illustrare quelle che sono le novità in merito. Le auguro buon lavoro, le auguro buon lavoro e buonasera. Grazie, buona continuazione. Benissimo. Noi a questo punto siamo arrivati al nostro ultimo ospite e per tracciare quella che potrebbe essere una ipotetica fase 2 legata appunto a quelle che, come abbiamo anticipato prima, potrebbero essere le accortezze che ognuno di noi nel suo piccolo dovrà appunto assumere. Noi siamo in collegamento telefonico con il dottor Salvatore Carabetta, che è un medico chirurgo presso l'ospedale Villa Scassi di Genova. Il dottor Carabetta è un cittanovese che attualmente lavora fuori dalla Calabria e soprattutto si è reso immediatamente disponibile perché l'esperienza che sta vivendo in Liguria è un'esperienza che sostanzialmente potrebbe aprire anche una buona prassi organizzativa per quella che sarà la nostra fase 2 in Calabria. Buonasera dottore, grazie per essersi reso disponibile. Sì, buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori. Come diceva lei, effettivamente sono un cittanovese a tutti gli effetti, ma ci tengo a dire poi che Genova non è così lontano da noi, dalla nostra realtà calabrese, dalla nostra realtà cittanovese, perché insomma sia la Liguria che Genova, come dire, si possono considerare gemellati con la nostra realtà, per se non altro da un punto di vista territoriale, perché anche la Liguria, così come la Calabria, è costituita e fatta da piccoli paesini arroccati, con una tipologia di popolazione costituita da emigranti calabresi, da figli di emigranti. E così come la Calabria, Genova allo stesso tempo viene considerata come il meridione, il sud del nord. Tant'è vero che con sarcasmo, grazie anche alla sua particolare conformazione, si dice che la Liguria è la regione col sorriso rovesciato, una regione triste, perché patisce, diciamo, la vicina Milano, il nord più opulento, più ricco. Però fortunatamente oggi Genova non è Milano. Sì. Oggi in Liguria ci sono, la Liguria lascia sul campo 29 vittime che si aggiungono ai 454 totali della nostra realtà italiana. Avevo sentito il signore che mi ha preceduto e volevo dire appunto che quello che conta non sono gli spazi e la precauzione. Vado più avanti con le domande. No, assolutamente, assolutamente. Anzi, siamo entrati immediatamente nella fase del nostro dibattito. Sì, ecco, ma io vorrei chiederle, così magari diamo anche la possibilità a lei di darci qualche buona indicazione. Questa fase 2 sta divenendo per tutti noi un traguardo apparentemente distante, ma da un punto di vista prettamente medico, perché c'è moltissima prudenza nel dare seguito alla ripartenza? Certo. Allora, gli scenari ipotizzabili sono molteplici. Tanto partiamo dal fatto che la fase 1 non è ancora completamente conclusa. Ci manca un dato fondamentale, che è quello dei cosiddetti, perché ormai li sentiamo, ormai siamo diventati tutti esperti, così come siamo diventati un paese di allenatori e di calciatori, ormai siamo tutti virologi. Sì. Esiste un dato che manca, che è quello dei positivi asintomatici. In mancanza di uno screening di massa, questo dato ci manca. Sì. E questo, nel momento in cui apriamo i cancelli, viene data il via libera a tutti, può risultare una bomba, ci può far ritornare nel baratro. Questo è un dato fondamentale. Un altro dato, ancora non è del tutto chiaro come noi possiamo fare a screenare la popolazione. Non sappiamo che tipo di kit sierologico utilizzare, non sappiamo come farlo. Un'altra cosa che manca e non di fondamentale importanza è la certezza terapeutica. Sì.
per risolvere questo problema, noi, deve essere ben chiaro che le medicine in questo frangente ci hanno aiutato, però non hanno risolto il problema. Siamo passati da utilizzare i farmaci contro l'AIDS a utilizzare attualmente i farmaci antimalarici, che sono quelli che hanno più successo. Noi possiamo dire alla fine dei conti che noi il virus, questo virus lo abbiamo preso, lo stiamo sconfiggendo per stanchezza. Come diceva lei, non abbiamo fornito un terreno fertile, ed il terreno fertile è il corpo umano, è il nostro, è il contatto. Noi lo abbiamo isolato, abbiamo ridotto l'ambiente esterno, però allo stesso momento, e lo stiamo pagando ora, stiamo correndo un rischio che è quello del contagio del nucleo familiare. E questo è la cosa importante. Sì. Quali saranno le precauzioni e soprattutto l'insieme delle buone prassi che bisognerà seguire con una certa attenzione, sì, per evitare di cadere nella, come dire, persecuzione del potenziale untore? Perché, come diceva prima l'altro ospite, il signor Lamanna, si aspetta a sud per l'estate che arrivino, ecco, anche i nostri conterranei che sono attualmente al nord, certo, per trascorrere le vacanze. Ma noi dovremo per caso chiedere a queste persone di trascorrere 14 giorni in quarantena per poi fare una settimana di mare, oppure rischiamo davvero qualcosa di grosso? No, negativo nella maniera più assoluta. Innanzitutto, allora, io penso che per quella data lì di cui si parla, la data delle statistiche, vacanze, il nostro agosto, il nostro luglio, allora possiamo essere in grado di avere tutti questa carta d'identità, questo stato di immunità che sicuramente ci sarà, o in un modo o nell'altro, insomma, ci sarà. E questo è importante anche per superare quella che viene chiamata la cosiddetta cultura del sospetto. La cultura del sospetto, che è reciproca, è legittima che sia reciproca, cioè il cittanovese ce l'ha con il cosiddetto, diciamo, turista, e il turista ce l'ha con il cittanovese. Per superare questo è importante avere questa cosiddetta patente di immunità. Cosa si può fare? Non lo so, la butto lì, è una cosa che poi deve essere valutata. Chi arriva, se io arrivo giù, posso fare, invece, per superare questo stato di cose, io posso telefonare ai vigili, posso telefonare in comune e dico: io, Salvatore Carabetta, ho il mio stato immunologico è questo, ho fatto il tampone, ho fatto questa sierologia e al momento risulto completamente negativo, in maniera tale da sviare qualunque tipo di sospetto. Però le cose, come mi chiedeva lei, quali sono i comportamenti da utilizzare, quali sono le cose da fare, esiste una cosa fondamentale, che è quella di conoscere la malattia. Sì. Conoscere per riconoscere, si dice. E come facciamo a riconoscere? La televisione ormai ci ha bombardato dicendo che è una malattia che colpisce il sistema respiratorio, che sia la febbre, che sia la tosse. Però la sintomatologia, come lei sa, non è questa. Quando ci si siede davanti alla TV, i passaggi sono spesso delicati e magari li si ascolta con molta attenzione. Per questo io penso che la popolazione, la comunità, e questo deve essere uno sforzo di ogni singola comunità, deve essere preparata singolarmente, cioè il comune deve fare in proprio, e assieme alle mascherine, io penso che così come da tutte le parti anche i cittadini di Cittanova hanno diritto alle mascherine che vengono distribuite, assieme alle mascherine io potrei fare un suggerimento, che è quello di allegare un DPAN, un opuscolo in cui vengono elencate i vari tipi di sintomatologia, cioè oltre all'insufficienza respiratoria, oltre alla febbre, oltre alla tosse, ci possono essere la diarrea, ci può essere un'alterazione dell'olfatto, un'alterazione del gusto, dei dolori muscolari, un'astenia, non da ultimo una sincope, cioè noi spesso in pronto soccorso la gente arrivava per una sincope, cioè la gente sveniva, sì, e allora te la portavano in pronto soccorso. Queste sono tutte delle sintomatologie, dei sintomi sfumati che, se uno non conosce,
non riconosce la malattia. Quindi bisognerebbe, chiedo scusa dottore, bisognerebbe preparare una sorta di, come dire, bugiardino, esattamente, con le istruzioni per l'uso. Esatto. Esattamente, così come si è fatto per l'ictus. Un grande successo che è stato raggiunto in Italia e nel mondo è stato il riconoscere l'ictus. Prima lo conosci, più possibilità di guarigione hai, no? In effetti, allora si diceva, se hai un'alterazione del sorriso, se non riesci a parlare, se non riesci a ideare, pensa che tu puoi avere un ictus e recati in ospedale. Queste sono le cose, cioè la gente deve essere preparata. La sintomatologia può essere anche blanda, la febbricola ci può essere il mal di gola. Cioè la sintomatologia non dobbiamo aspettare la fase eclatante, cioè la febbre a 40, l'insufficienza respiratoria importante. Lì arriviamo tardi, tardissimo. Bisogna prevenire, bisogna prevenire. Esattamente, esattamente, bisogna prevenire. E cosa fare? E cosa fare? Insomma, a questo punto un'altra cosa da fare è fornire un percorso chiaro, non un labirinto di soluzioni come sta succedendo. Cioè nel momento in cui uno comincia ad avvertire questi sintomi, deve sapere necessariamente chi chiamare, chi rivolgersi e riuscire ad avere un aiuto concreto. Riscontro, ecco, sì. Però, esattamente, giustamente... per questo diciamo un'altra cosa che è importante e che stenta a far partire questa cosiddetta fase 2 è perché non si è in grado di strutturare l'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare deve essere il cardine di questa fase 2. Non bisogna più assistere a quella tragedia in cui al primo sintomo l'ammalato giungeva in pronto soccorso o nell'ospedale. Cioè non deve essere questo il primo punto di arrivo. Il primo punto deve essere l'assistenza domiciliare. Ci deve essere, cioè il medico curante, cioè bisogna strutturarla, bisogna vedere come organizzarla. Se si tratta, ci può essere un medico, ci deve essere il medico curante, che possono essere, come dire, chiamiamoli studi associati, consorziati, quello che vogliamo. Cioè, e non ci deve essere una specificità di figura professionale. Vi ricordo che io non sono né un immunologo, né un virologo, né un pneumologo, figure prettamente specifiche per questo tipo di malattia. Io sono stato prestato a questo mare magnum, io mi sono trovato scaraventato di punti in bianco perché io nella mia vita faccio il chirurgo. Io nel momento in cui avevo bisogno di una consulenza per un problema di tipo respiratorio, io mi appoggiavo allo specialista, allo pneumologo. Oggi noi ci troviamo in pratica a trattare con questo tipo di malati. Malati che di per sé, se come dire, trattati in una fase iniziale, sono di facile cura, perché i rimedi possono essere anche blandi, insomma spesso si può risolvere con un semplice antibiotico, con il cortisone, ci può essere sicuramente l'aiuto dell'ossigeno, però questo naturalmente dipende dalla persona, dal fisico del soggetto, dall'albero fisiologico e genetico della persona, perché ricordiamoci che c'è un semplice mal di testa che costringe, un mal di testa costringe una persona per 2-3 giorni a letto, mentre l'altro col mal di testa va canta la ida. Ecco, giusto per dirle, diciamo, con la varietà, la variabilità di come una sintomatologia può incidere in un soggetto. E poi ci sono anche... Secondo lei, in futuro questa esperienza da un punto di vista legato prettamente alla prevenzione, al concetto di prevenzione che tante volte viene tralasciato, come giustamente dice lei, arrivare con i primi sintomi non significa arrivare con il caso acuto, potrà farci cambiare stile di vita? Nella maniera più assoluta, ma il nostro stile di vita è già cambiato. Pensi lei, insomma, da quanto tempo non le viene manco in mente di andare al cinema o al teatro o ad un concerto? Sì. In assoluto, queste sono, cioè,
parlavate di vacanze prima, ma chi pensa, ormai ognuno di noi in questo periodo aveva già prenotato un viaggio per andare in Grecia, per andare alle Maldive, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ora non ci pensa nessuno perché abbiamo paura, ci guardiamo in cagnesco l'un con l'altro, uno dice mamma si allontana, se uno si parla più vicino ti dice per cortesia stai un po' più lontano, insomma allontanati. L'unica cosa di positivo che abbiamo imparato da questa tragedia è il rispetto, come si fa la fila, il rispetto che dobbiamo avere perché il tempo è prezioso per tutti e quindi dobbiamo stare, così come sta uno in fila stanno anche gli altri, mentre prima si arrivava ad una, e cosiddette forbette. Benissimo. Io le faccio un'ultima domanda, e più che un'ultima domanda è la richiesta di un saluto ai suoi concittadini, ai nostri concittadini di Cittadunova. Per il tramite di questa nostra trasmissione, per i microfoni di Telemia e di Radio Ecosud, che consiglio vorrei lanciare questa sera ai cittadunovesi? Ma io direi che in assoluto quello che si sta facendo, quello che io per interposte persone sono venuto a sapere, siamo nel giusto, nel senso che ognuno rimane a casa, rispetta quelle che sono le indicazioni, perché ricordiamoci che questa è una malattia infima, cioè è un nemico che non si fa vedere, è un nemico che si conosce, perché se noi dal fuoco scappiamo perché brucia, lo vediamo, con questa malattia rischiamo di trovarci bruciati senza nemmeno accorgercene. Questa è una malattia della solitudine e dell'isolamento, purtroppo, quindi l'invito è quello di rimanere sempre accorti, di seguire quelle che sono le istruzioni, e come mi diceva lei nel concludere, diciamo che tra tante incertezze, tante insicurezze, cade a fagiolo quello che è un detto cittadinovese, cioè che noi diciamo spesso, che diciamo così guardavo, si salvavo nelle cose. Esatto. Benissimo, dottore, io la ringrazio per la sua disponibilità e soprattutto per gli strumenti propri della sua professione, tesi soprattutto ad aprirci ancora di più lo sguardo, non solo la conoscenza ma anche la coscienza a tutto quello che ancora c'è da fare. Spero di averla nuovamente ai nostri microfoni per eventuali altri interventi, e sperando che questo virus venga al più presto messo a tacere dalla scienza e dal progresso degli studi scientifici che attualmente si stanno facendo. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e viva Cittanova. Viva Cittanova, grazie, buonasera. Noi siamo giunti alla conclusione di questo nostro approfondimento. Ringrazio nuovamente tutti gli ospiti che sono stati in collegamento con noi. Chiedo scusa per i piccoli momenti che sono stati gestiti appunto dall'emergenza del sistema di comunicazione con i mancati collegamenti, però fan parte della diretta. Ringrazio Gino Molina, Santo Catalano, Domenico Lamanna e Salvatore Carabetta che abbiamo ascoltato per ultimo. Soprattutto ringrazio tutti quanti voi per aver seguito questa puntata di nuovo appuntamento appunto di 60 News. Vi auguro buona serata e ci rivediamo lunedì prossimo per aprire una nuova finestra sulla piana di Gioia Tauro e riflettere ancora su quelle che saranno le dinamiche dettate appunto a questo stato di emergenza. Buona serata a tutti.
pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. Noi di Bruno Euronics ci siamo sempre, con responsabilità, spirito di servizio, uniti e solidali. Puoi trovarci in negozio dal lunedì al sabato anche nei centri commerciali per offrirti i servizi e la consulenza di sempre. Oppure puoi contattarci comodamente da casa tua. Un nostro responsabile, a te dedicato, ti seguirà tramite videochiamata su Facebook o WhatsApp. Alla consegna ci pensiamo noi. Bruno Euronics. Per te ci siamo sempre.